Parte da questa mattina, venerdì 27 aprile, il nuovo orario della ferrovia cumana della SEPSA. Con un comunicato stampa nella tarda serata di ieri, l'azienda di trasporti comunica che sulla tratta Montesanto-Torre Gaveta della ferrovia cumana la frequenza dei treni passerà dai 20 ai 40 minuti. Ultimo atto questo di una situazione diventata ormai insostenibile per le centinaia di passeggeri che ogni giorno affollano i treni della cumana. La SEPSA spiega che la decisione è dovuta alla mancanza di elettrotreni, insufficienti per garantire la frequenza ogni 20 minuti come prima. Penalizzata dunque l'area flegrea, zone come Pozzuoli, Arcofelice e Bacoli, che possono usufruire solo della ferrovia cumana come mezzo per raggiungere la metropoli, si sentono sempre più isolate. A questo proposito intervengono i candidati al sindaco di Pozzuoli, a favore dei pendolari. Emanuele Zanni si schiera contro il centrodestra e il centrosinistra, accusandoli di essere complici dei tagli ai trasporti promossi dal governo centrale. Comunica inoltre di aver aderito ad un incontro promosso da Rifondazione Comunista con i pendolari e i lavoratori, stanchi anche dei ritardi per l'erogazione degli stipendi. Un atto gravissimo, commenta Enzo Figliolia, candidato del centrosinistra, ribadendo, se diventasse sindaco, il suo impegno nelle sedi istituzionali per risolvere il problema. Prima fra tutte la Regione, rea di non essere intervenuta in questa delicata questione che danneggia oltre 100.000 cittadini. Anche Spedito Fenocchio si schiera dalla parte dei cittadini. Non è possibile che una capitale flegrea con 90.000 abitanti venga tagliata fuori da una rete di trasporti sempre più inadeguata. Chiaro il suo impegno di risolvere una situazione non più rinviabile. A farne le spese i cittadini, che stanchi di vivere una situazione del genere a fronte dell'aumento del biglietto, si riuniscono in comitati spontanei sui social network per intervenire e combattere un sistema di trasporti pubblici che sembra non ascoltare le loro necessità. E stamattina, primo giorno del nuovo orario, un'altra sorpresa ha svegliato i pendolari della Cumana: lo sciopero dei casellanti, i dipendenti che hanno il compito di chiudere il passaggio a livello che non ricevono il proprio stipendio da 3 mesi. La tratta quindi resta attiva solo sulla tratta Montesanto Agnano e Torre Gaveta Cantieri. Non va meglio sulla linea Circumflegrea: per la stessa causa, infatti, la circolazione dei treni è limitata alla stazione di Pianura. L'area Flegrea è in ginocchio.